La rock band italiana più famosa al mondo è all'apice del successo. Ecco quanto guadagnano i Maneskin. Si tratta di cifre impressionanti. I Maneskin sono certamente la band più attiva e famosa del momento. La loro fama ha raggiunto l'apice dopo la vittoria a Sanremo, proseguita poi con l'incredibile risultato ottenuto all'Eurovision. Ma le radici del successo non possono che posarsi sul secondo posto ottenuto alle edizioni 2017 di X Factor. ANSA, quell'edizione fu particolarmente fortunata perché produsse degli artisti incredibili che oggi hanno formato uno dei gruppi rock più famosi al mondo. Ma quanto hanno portato ai quattro membri del gruppo i successi e la fama? Ecco quanto guadagnano i Maneskin. Ecco quanto guadagnano i Maneskin. Il 2021 è stato un anno da incorniciare per i Maneskin. Il gruppo romano capitanato da Damiano De Vid è riuscito a trionfare nel giro di 12 mesi al Festival di Sanremo e all'Eurovision grazie al brano Zitti e Buoni. Ma quanto guadagnano i Maneskin? Ecco una piccola e breve panoramica su quelli che sono alcuni dei loro maggiori introiti in carriera. Il gruppo è nato a Roma nel 2016 grazie all'unione di quattro splendidi ragazzi. Si tratta di Damiano De Vid, la voce del gruppo, Thomas Raggi, chitarrista, Vittorio De Angelis, al basso ed Ethan Torchio alla batteria. I quattro decisero di chiamare il gruppo Maneskin, che in lingua danese vuol dire chiaro di luna. Nel 2017 raggiungono una grande notorietà a seguito della loro partecipazione allo show, che gli permette di firmare un contratto con la Sony Music. In seguito, pubblicheranno l'album Chosen. Ma quanto guadagnano i Maneskin? ANSA, Claudio, per ricalcolare con precisione quali siano gli introiti e a quanto ammontano è piuttosto complicato. Secondo il Corriere della Sera, il 25% delle quote della società Maneskin Empire è di proprietà di ogni componente. Il fatturato della società nel 2019 è stato di 577.000 euro nel 2019, mentre nel 2020, a causa della pandemia, solo 20.000 euro. Ma l'exploit è avvenuto nel 2021, quando la società ha guadagnato 2,1 milioni di euro, con un utile di 210.000 euro. Grazie alle vendite dei CD e per ogni download il membro del gruppo percepisce circa 1,60 euro. Si tratta, quindi, delle cifre importanti se si pensa al fatto che hanno registrato circa 50 milioni di ascoltatori al mese. Inoltre, la partecipazione al Festival di Sanremo ha portato nelle loro casse circa 48.000 euro, mentre la loro partecipazione all'edizione 2022 ha procurato loro un gettone da 80.000 euro. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!